proprio così, una città assolutamente in pieno fermento, migliaia di persone già siepate attorno al green carpet, ne parleremo tra poco perché è stata anche la serata dei fuochi d'artificio, l'accensione della nave in rada e tantissima musica fuori dall'Ariston, ma Sanremo come sempre è vetrina e amplificazione di eventi, di manifestazioni, di possibili protesti, dunque un piano per la sicurezza serrato con 250 uomini, quello che è stato messo a punto oggi in prefettura, sentiamo nel servizio di Antonio Zagaresi. 300 telecamere, una sala di controllo da remoto centralizzata con agenti di polizia, carabinieri, finanza e anche del sistema RAI per intervenire in tempi rapidi in caso di necessità. È il dispositivo di sicurezza attivato da giorni a Sanremo, intorno al festival, i cosiddetti obiettivi sensibili. Ora entra nella fase di massima operatività. 250 uomini dispiegati, 150 sono rinforzi, anche con squadre specializzate di polizia scientifica, delle comunicazioni, antiterrorismo. Sarà possibile manifestare, ma nei limiti e secondo quanto previsto dalle leggi, ha ricordato il prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo. Nel capoluogo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica con il questore Peritore e il procuratore Lari, presenti rappresentanti di carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto, polizia locale e vigili del fuoco. Massima attenzione alla zona rossa, quella disegnata dai varchi intorno all'Ariston fino a Piazza Colombo e al Palafiori. Non solo, nessuna manifestazione sarà consentita intorno ad altri luoghi sensibili come il Casinò o il Molo della Costa Smeralda. Sono due per ora le iniziative già comunicate al questore. Sabato il Festival del Disarmo a Pian di Nave, mentre in Piazza Muccioli una manifestazione a sostegno dell'Ucraina.